Sarà lo sport in tutte le sue forme il protagonista della 2 giorni di eventi sul lungomare partenopeo. L'occasione è fornita dal Sea Sport Festival, prima edizione dell'iniziativa che nel weekend del 6 e 7 luglio coinvolgerà il pubblico con un fitto programma di eventi accompagnato da musica, moda e spettacoli. Dal fitness agli sport acquatici, il lungomare Caracciolo si trasformerà in una enorme palestra a cielo aperto, dove gratuitamente si potranno seguire corsi delle più varie discipline. Avremo diversi sport, il tennis, il calcio, l'arrampicata. Poi avremo un palco principale invece dove si esibiranno diverse discipline a corpo libero, ovvero le nuove discipline come la zumba, che ormai è una disciplina presente in tutte le palestre, in tutti i centri sportivi. Poi avremo attività dedicate al mare, ovvero avremo la vela, la canoa, il kayak surf e avremo attività da spiaggia. Il villaggio dello sport resterà aperto al pubblico dalle 8 alle 22. Sabato mattina dalle 10 alle 14 sono previsti screening gratuiti di prevenzione al tumore del seno organizzati dall'ALS e ampio spazio sarà dedicato alle discipline sportive per i diversamente abili. Con la crisi che morde in modo così forte la città di sabato e di domenica, anche nei mesi estivi, è sempre più abitata, sempre più popolata, quindi è giusto anche creare per i cittadini napoletani un momento di svago, una valvola di sfogo, e il lungomare sta rappresentando questo. Tutto naturalmente per dare una location stupenda, di effetto scenografico eccezionale nel centro del Golfo di Napoli, a tutti i napoletani e non napoletani che vorranno avere un approccio allo sport.